Benvenuti allo stadio comunale di Trani, seconda giornata del campionato di eccellenza. Il Trani e il Bitonto vengono da due partite vittoriose. Il Bitonto ha battuto al Città degli Ulivi il Mola 1-0, la rete è stata siglata dal centrocampista Fumarola, mentre il Trani ha battuto 3-2 l'Unione Calcio Bisceglie a Bisceglie al Ventura, vendicandosi così della partita di Coppa, persa invece 2-1 in casa. Gara di andata, ovviamente c'è da giocare la gara di ritorno. E allora, squadra in campo, l'inno del Trani di sottofondo. Andiamo a leggere le formazioni. Partiamo dal Bitonto con Rana, il portiere classe 96, tra i pali. Poi Valerio e Bonazia, Rubini e Campanella, due centrali, Fumarola, De Santis e De Santis a centrocampo, poi Modesto e Cano negli esterni, Terrone e Pignatta lì davanti, anche se nell'ultima gara Pignatta ha giocato più dietro, prima dell'ingresso in campo di Chisena, che poi ha di fatto, al posto di Terrone, di fatto Chisena è andato dietro Pignatta, unica punta davanti. In panchina Moschetto, Arcangelo Barone, Martellotta, Aloisio, Roselli, Adriano Barone e Chisena, allenatore Francesco Modesto. Per il Trani invece Musacco, Mazzilli, Partipilo, Allegretti, De Palma, Selvaggi, Fumai, Favia, a Brescia Cesario e Sette, con Cesario che si è scatenato nell'ultima gara, quella giocata domenica scorsa, tripletta per lui a Bisceglie. In panchina D'Agostino, Pinto, Maselli, Pontrelli, Bianchino, Pasqua di Bisceglie, De Palma, allenatore Girolamo Zinfollino, l'arbitro il signor Monda di Napoli, Talucci di Taranto e Tomasi di Taranto, i due assistenti. Fuori Quaresimale e Caldarola per il Trani, entrambi infortunati, non prenderanno parte all'incontro di questa giornata. E allora tutto pronto per Trani Bitonto, Trani che attacca dalla sinistra, alla destra dei vostri teleschermi. Casacca azzurra, pantaloncini azzurri, calzettoni azzurri per la formazione allenata da Zinfollino, che parte in questo momento. E allora si parte con la seconda giornata di campionato. Il lancio lungo alla ricerca di Onofrio a Brescia, l'Altamurano prova a conquistare il pallone, ma è attento Rubini che è uno degli ex, perché ce ne sono diversi di ex in campo. Per quanto riguarda il Trani uno soltanto, invece per il Bitonto ben 5. Attenzione a Cesario, prova a girarsi, trova il tiro con il sinistro, la palla termina sul piede sinistro e in bocca al portiere del Bitonto, De Santis. Il lancio lungo alla ricerca di Modesto, il colpo di testa da parte del numero 4 Daniele Allegretti, poi il pallone va indietro a Musacco che rischia un po', poi alza un campanile sulla testa di Mazzilli, all'esordio Luigi Mazzilli in questo campionato, ragazzo cresciuto nel vivaio tranese. Calcio di punizione per la Vigor Trani. Sul punto di battuta c'è il numero 8 Favia, Danilo Favia, che viene da un brutto infortunio, 2 anni di calvario, lui che era emerso dopo aver fatto un'ottima stagione a Molfetta in eccellenza, poi da Molfetta è riuscito ad andare ad attirare le attenzioni del Chievo. Ma attenzione a questa azione con il numero 9 Onofrio a Brescia, che ha provato a conquistare il pallone, non è riuscito però a superare Rana, commesso fallo. Calcio di punizione per il Bitonto, va Bonazia sull'audi sinistra, dicevamo di Favia, poi Brindisi e ad un certo punto il crack, problema al ginocchio, 2 anni di calvario, inattivo l'anno scorso, quest'anno ci riprova da Trani, sempre campionato di eccellenza.
Maronzo Borasia, il pallone verso Nico De Santis. De Santis prova a sventagliare tutto a destra dove c'è Pignatta, che quindi gioca lì a destra. Si muove molto Ariel Pignatta, che aveva già giocato in passato con la maglia del Bitonto a metà degli anni 2000. È tornato l'anno scorso a metà tra il Sorrento e il Real Metapontino l'attaccante argentino Luciano Ariel Pignatta. Pronto a battere il corner il Bitonto. De Santis va dalla bandierina, il pallone è in aria, colpito di testa da De Palma. Ancora Bitonto, rimane viva l'azione per i neroverdi, il pallone è buttato ancora in mezzo, Pignatta di testa allunga in direzione Favia. Poi alla fine spazza la Vigor Trani. Pallone rilanciato dalle parti del numero 11. Vero Bartolo Sette, altro ragazzo giovane, classe 96, cresciuto a Barletta e ad Andria, settore giovanile. Pignatta prova ad andare in profondità alla ricerca di Vincenzo Modesto, niente da fare, recupera il pallone Cesario, tiene lontano Vincenzo Modesto, riesce a superare il diretto avversario, bravissimo Cesario, anzi si trattava del numero 11 Cannone. Altro ex, attenzione a 7, riesce a vincere il contrasto, poi passa in mezzo a 2, Campanella prova ad andare in scivolata, il passaggio sui piedi di Partipilo non è fruttuoso per Bartolo 7, ha fatto davvero una bella cosa, è riuscito a vincere un contrasto, poi ha provato a passare in mezzo ai due centrali, meno proficua l'invenzione invece, il passaggio verso Partipilo. Rimessa dal fondo, va a battere Rana, pallone colpito di testa da Terrone, Terrone che anche lui giocava a Trani a metà degli anni 2000 con Savoni, Savoni tra l'altro bitontino e da qualche anno veste la maglia del Bitonto dove sta facendo molto bene. Occhio a Modesto, supera il diretto avversario ma non riesce però a superare Favia, buono il lancio di Cesario verso a Brescia, la corsa di Campanella che riesce in qualche modo a riconquistare il pallone corpo a corpo tra Brescia e Campanella, alla fine mette il pallone fuori Rubini perché c'è un giocatore a terra, si tratta credo di Vincenzo Modesto, capitano del Bitonto, Bitontino Doc, rappresentato per anni. Rappresentato uno dei simboli del Bitonto anche quando il Bitonto ha riscalato le varie posizioni di classifica, le varie categorie in eccellenza, ricordiamo che il Bitonto è per il secondo anno di fila, due anni fa vinse il campionato con in panchina Di Venere. Colpo di testa da parte di Allegretti a Brescia, fa un po' a botte col pallone, alla fine Bonassia con questa la sfera, Terrone va a prendersela quasi a centrocampo, Cesario messo giù da De Santis, c'è il fallo, fallo su Cesario e noi ne approfittiamo per ricordare i nostri sponsor che sono Aristeo, via Giandonato Rogadeo, Già dei Mercanti 62 a Bitonto, Tabaccheria Sorgente, piazza 26 maggio a Bitonto, e poi Leone Maria, materiali ferrosi e non ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion abbigliamento uomo casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini a Bitonto, e alla fine ringraziamo ovviamente gli amici dell'US Bitonto Calcio, i partner di questa diretta. Il pallone verso Campanella che riesce con grande maestria a rubare il tempo al diretto avversario, il lancio da parte di Valerio, ragazzo molto interessante, classe 97, girato dai professionisti, è arrivato a Bitonto dopo aver fatto una ottima stagione, lui che giocava a Bitritto, è andato alla Fortis Altamura. Campanella
Modesto si è rialzato, tutto bene per Vincenzo Modesto. Palla per Nico De Santis, altro ex, prova a far correre, ci riesce Modesto face to face con De Palma. Poi il pallone messo dentro da De Santis, la girata e che gol ha fatto Sabino Terrone, scusate, Nando Terrone. Che gol di Nando Terrone, una girata secca. E davvero Musacco non ci ha potuto fare nulla. La palla sotto la traversa, vantaggio Bitonto che arriva al ottavo minuto con la rete siglata da Nando Terrone. Terrone, giusto? Che non ha esultato come non aveva esultato nelle altre due occasioni, perché Terrone ha segnato al Trani anche nella scorsa stagione, sia all'andata che al ritorno. Ironia della sorte per i tifosi tranesi, quasi una vittima ricorrente. Almeno quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, sono tre gol segnati da Nando Terrone al Trani. Attenzione al pallone che passa. 7, prova a mettere in mezzo, allontana la difesa del Bitonto, poi Selvaggi, il tiro di Selvaggi, Murato, Pignatta, vantaggio quindi per il Bitonto con Nando Terrone al ottavo minuto di gioco. Nando Terrone, questa è la prima rete della stagione per Terrone. Terrone che invece nella scorsa ha infilato la porta 11 volte. Giocatore che arriva sempre in doppia cifra. Tocca Terrone verso Cannone. Ancora Cannone gira centralmente dove c'è Massimo Fumarola. Prova a calciare Fumarola di destro. Trova il corpo di De Palma. Di testa Campanella. Sulla corsia di destra Valerio. Ancora il Bitonto, De Santis torna indietro da Francesco Rubini. Roberto Rana alza la testa, cerca Pignatta, il colpo di testa riesce all'argentino. Il fallo poi da parte di Allegretti su Terrone. Calcio di punizione per il Bitonto. Subito un avvio spumeggiante per la squadra di Francesco Modesto, che è all'esordio come allenatore in questa stagione. Lui che giocava nel Bitonto negli anni passati, ha trovato la panchina vincendo anche una concorrenza importante, ha dato fiducia a Modesto, la dirigenza bitontina. Calcio di punizione Trani, Francesco Musacco pronto alla battuta. Pallone colpito di testa da un giocatore nero-verde, poi Vincenzo Modesto tocca per Fumarola, De Santis, Modesto tiene palla, Modesto cerca di superare, ci riesce, il diretto avversario era Favia. Non si è visto ancora granché uno dei giocatori che ha fatto la storia recente del Trani, ovvero Massimo Fumai. Terrone prova a mettere dentro il pallone, un po' sbilanciato dall'intervento dei difensori del Trani, manda il pallone oltre la traversa. Rinvio di Francesco Musacco. Allegretti, pallone lanciato ancora verso a Brescia che tocca in direzione Cesario, poi il pallone restituito da Cesario ad a Brescia, si defila un po' l'attaccante Altamurano, litiga col pallone e poi serve Bartolo Sette, tocca fuori verso Selvaggi. Il lob morbido in direzione Fumai viene anticipato dal terzino sinistro Ronzo Bonasia, altro personaggio importante per il Bitonto perché ha fatto parte anche della squadra che due anni fa vinse il campionato di promozione.
Renzo Bonasia. Palla rilanciata in avanti, attenzione a Campanella, di testa riesce a svettare su Cesario e a Brescia. Accorcia Fumarola, Valerio, il lancio, colpo di testa da parte di De Palma, De Santis. Troppo lungo il passaggio verso Bonasia, impreciso. Non si erano intesi Nico De Santis e Renzo Bonasia. Allegretti. 7. Perde il pallone e sbaglia l'aggancio Bartolo 7. Bartolo 7 che è stato nel frattempo correggiamo, difatti eravamo un po' straniti, non riuscivamo a riconoscere Fumai, nel frattempo la conclusione di Fumai, perché l'11 è Fumai e il 7 è Bartolo 7, quindi di conseguenza invertiamo gli esterni e infatti ci era sembrata un po' strana la fisionomia soprattutto di Fumai che conosciamo, e difatti anche l'azione precedente, l'azione funambolica nei primi minuti, è stata ad opera di Fumai, quindi correggiamo anche e ci scusiamo ovviamente con gli spettatori, un errore sulle distinte, ci scusiamo anche per quanto detto prima. De Palma, il colpo di testa verso Cesario che tocca in direzione di Abrescia, riesce a creare un ponte. 7, c'è Bonasia sulla corsa, ancora 7 dentro il pallone, la palla che passa tutta l'area di rigore, Valerio in vantaggio su Abrescia. Modesto, Fumarola, De Santis, buon giro palla del Bitonto. Pignatta gira a sinistra, cambia corsia il Bitonto, va su Bonasia, poi Cannone, la palla centrale, buona l'apertura di Pignatta, il pallone è messo dentro da Bonasia, l'uscita sicura di Francesco Musacco che blocca in presa alta e conquista anche gli applausi del pubblico. Tanto si blocca il gioco, il direttore di gara, il signor Monda di Napoli, va dalle parti di Musacco. Forse uno scontro tra De Palma e Otterrone o Pignatta, sta di fatto che l'arbitro è costretto a riavviare il gioco con la classica scodellata e la palla viene restituita da De Santis a Musacco. Esce dall'area Francesco Musacco, alza la testa il portiere del Trani, Tranese Doc anche lui. Il colpo di testa da parte di Rubini, riesce ad evitare la rimessa laterale Cannone, non ci riesce invece Vincenzo Modesto. Rimessa laterale per la Vigor Trani. 7. La palla passa verso Mazzilli. Modesto, spinto da Mazzilli. Fallo netto, calcio di punizione per il Bitonto che va a battere con De Santis, anzi con Bonasia che poi serve De Santis. 7. Pallone in direzione di Pignatta, occhio a Valerio che si sgancia, preferisce passare centralmente dove però non c'è nessuno Pignatta. Allora De Santis apre verso Modesto, buono il pallone controllato da Modesto con il sinistro dentro l'area di rigore, sbaglia il Trani, continua l'azione offensiva del Bitonto, il pallone deviato di testa da De Palma, si arrabbia Vincenzo De Palma che aveva giocato a Bitonto a metà degli anni 90. Scusate, 2000. Pallone di De Santis, il pallone toccato da Musacco, cosa si stava inventando Nico De Santis? Pallone che ha girato e stava terminando sotto la traversa.
sventa Francesco Musacco. Calcio d'angolo, Bitonto, il pallone alzato a Campanile, attenzione a Campanella che riesce a conquistare il pallone, se lo porta fuori dall'area, c'è Modesto, Campanella tocca in direzione Cannone, la palla dentro, ancora Bitonto, Terrone gira verso Pignatta, girata che poteva essere un buono spunto per Luciano Ariel Pignatta, però era troppo lunga. Colpo di testa da parte di un giocatore del Trani, poi il fallo su Nico De Santis che sta raccogliendo un grande numero di palloni lì a centrocampo. L'anno scorso era Trani e lo era anche 2 anni fa, però l'anno scorso era partito nell'Unione Calcio Bisceglie, poi è passato a Trani. L'anno scorso 3 gol con l'Unione Calcio, 2 con la Vigor Trani, lo score di Nico De Santis. Ancora De Santis, catalizzatore dei palloni del Bitonto, allarga a sinistra, anzi a destra dove c'è Ariel Pignatta, va l'argentino, prova a tagliare in due il campo, la palla centrale, anticipato il passaggio da Selvaggi che mette in moto Fumai, tenuto da Campanella, molto alto Campanella per cercare di fermare le iniziative, le idee di Massimo Fumai. De Santis con calma, il centrocampista cede a Bonasia, ancora De Santis, Cannone viene fermato regolarmente da Allegretti a Brescia. Fumai, la palla morbida dentro, l'uscita di Rana, nessun problema per Rana che va a bloccare il pallone, portiere molto giovane, classe 96, Roberto Rana. Rana che ha giocato l'anno scorso a Francavilla Fontana, anzi Francavilla Insini in Serie D, 8 presenze per lui, lui che viene dal settore giovanile della Crotone. Palla lunga, c'è un tocco azzurro, sarà calcio d'angolo Bitonto. Calcio d'angolo sul pallone al piccolo trotto, va Nico De Santis. Pronto la battuta De Santis, pallone corto su Modesto, ancora De Santis, mette il pallone dentro, il colpo di testa ancora di un giocatore del Bitonto in area piccola, allontana Allegretti, 7, anzi il numero 3 è Partipilo che era, si era fermato a centrocampo, Bartolo 7. Suolo stop, pallone verso Cesario che prova a girare il pallone, De Santis capisce tutto. Buonasera. Campanella. De Santis. Pallone che arriva dalle parti di Terrone che viene steso, calcio di punizione, c'è bisogno dei sanitari per il Bitonto e noi andiamo a leggere e a ricordare i nostri sponsor che sono stati con noi vicini per la partita di oggi. Aristeo, via Giandonato Rogadeo, già dei mercanti. Tabaccheria Sorgente, piazza 26 maggio,
Trambi a Bitonto, poi Leone Maria, materiali ferrosi e non ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion, abbigliamento uomo casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini a Bitonto. E infine ricordiamo e ringraziamo la società dell'US Bitonto. Calcio di punizione per la formazione dei Leoncelli. De Santis e Bonasia sul pallone. Occhio anche a Bonasia che ha un buon tiro. De Santis e Bonasia ancora tra i due la scelta, nel frattempo è pronto a rientrare Terrone, va Bonasia, il pallone verso l'aria, morbido, sbaglia il Bitonto e allora può ripartire la Vigor con Fumai, sterzata di Fumai, palla su Selvaggi, avanza il figlio del campione del mondo Franco, figlio d'arte, Selvaggi che ormai è un abitué di queste categorie, le conosce bene, l'anno scorso ad Altamura. Palla dentro verso a Brescia, Campanella in anticipo, De Santis, Pignatta si scontra con un avversario Pignatta e può partire la fisicità di Ariel Pignatta che viene fermato alla fine da Vincenzo De Palma, ci mette anche lui il piede e riesce ad evitare la corsa di Ariel Pignatta verso la porta. De Palma, Fumai, gira verso Cesario, intervento di Campanella, altro giocatore che conosce benissimo la categoria, Fabio Campanella. Campanella ha giocato a Bitonto già la scorsa stagione, San Severo aveva cominciato, ha giocato ad Andria, ha giocato a Vieste, ha giocato a Manfredonia, Locorotondo, attenzione al pallone messo fuori, ma c'è il contatto tra Sette e Bonasia, si rialza Oronzo Bonasia. Dicevamo Bisceglie, Molfetta, lo ricorderete anche tanto tempo fa a Conversano, protagonista di una reality che praticamente seguiva il filone, ricorderete in quegli anni campioni, c'era Calci e Carezze su Telenorba, lui giocava nel Conversano che era seguito proprio dall'emittente di Conversano, tente pugliese, attenzione a Modesto, prova a scaricare il destro, pecca un po' sulla misura ma buona l'azione personale che strappa anche qualche applauso qui in tribuna dai sostenitori del Trani, buono il break di Vincenzo Modesto. Ancora Bitonto con il numero 11 Cannone, fermato così Michele Cannone da Cesario, attaccante discusso Beppe Cesario, ma insomma attaccante che ormai è diventato uno dei principali protagonisti del campionato di eccellenza, la prima giornata ne ha messi a segno addirittura 3 a Bisceglie consentendo alla squadra di Zifolio di vincere. Attenzione a Modesto, la palla dentro, non arriva Pignatta sul secondo palo, ci ha provato Modesto con un filtrante l'MLM, però Pignatta era in palese ritardo, non è riuscito a metterci il piede l'argentino e la palla è terminata fuori. Rischia ancora la Vigor Trani, un Bitonto che sembra controllare senza grossi problemi la partita, ricordiamo 1-0 all'ottavo, Nando Terrone per la prima rete in campionato per il bomber tranese, gioca ovviamente nel Bitonto, lancio di Selvaggi di testa, Bonasia riesce a coprire su Sette, Cesario recupera il pallone, lascia sfilare, con questa una rimessa laterale la Vigor Trani quando siamo ormai pressi della mezz'ora, 27 minuti di gioco, occhio a Selvaggi, riesce a mettere il pallone dentro verso a Brescia, Selvaggi con il sinistro, Rana si piega, riesce a conquistare il pallone, si arrabbia Francesco Modesto in panchina, forse un errore dei suoi,
il rinvio di Rana. Attenzione allo scontro Pignatta e De Palma forse. A terra De Palma, si è fatto anche male nello scontro con Pignatta, noi ne approfittiamo per ricordare ai nostri amici che ci seguono in diretta i nostri sponsor: Aristeo, Viaggiando Nato, Rogadeo, Già dei Mercanti, 62 a Bitonto, Bari, Tabaccheria Sorgente, Piazza 26 Maggio 23 a Bitonto, Bari, poi Leone Maria, materiali ferrosi e non ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion abbigliamento uomo casual e casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini a Bitonto, e infine ringraziamo la società dell'US Bitonto. Ricordiamo che tutti gli indirizzi, tutti i riferimenti dei nostri sponsor sono visibili sulla pagina della diretta www.eventindiretta.it. De Palma si è rialzato, si tocca la schiena, forse lì ha colpito Pignatta sul gioco aereo, e alla fine De Santis va a restituire il pallone a Musacco. Va Musacco, il pallone verso Fumai, arriva col numero 4 Massimo Fumarola, poi il pallone buttato nella zona di Musacco che si allunga la sfera con le mani per rimetterla in gioco. De Palma completamente ristabilito, c'è anche un altro De Palma nella rosa del Trani, stiamo parlando di Roberto, attaccante che ha militato anche in Serie B. Attenzione a Bartolo Sette, e vediamo se arriva il primo giallo per Sette, che ha letteralmente buttato fuori strada il numero 11 Cannone. Non c'è il giallo, solo un ammonimento verbale per Bartolo Sette, altro che sta evitando di tirar fuori troppo spesso il fischietto per fermare l'azione. Campanella, lancio verso Terrone, un buono il controllo della situazione da parte di Allegretti, arriva il giallo per Campanella, primo giallo per un fallo che effettivamente era da ammonizione. Giallo per Campanella, il primo a finire sul taccuino dei cattivi, il centrale Fabio Campanella, l'anno scorso come detto già a Bitonto, ma aveva cominciato la stagione a San Severo in Serie D. Calcio di punizione per la Vigor Trani, nel cerchio di centrocampo c'è Vincenzo De Palma. Caldarola, il movimento su Terrone, pallone spedito verso Allegretti, di testa De Santis, va in break Pignatta, prova a scambiare con Cannone, si porta avanti il pallone, Cannone, ancora Cannone riesce a vincere il contrasto, poi Modesto si porta avanti il pallone con il piatto, Modesto però viene fermato da Caldarola, c'è la rimessa laterale, buona azione corale, buono spunto da parte di Cannone che, come dicevamo, da queste parti l'hanno già visto all'opera l'anno scorso. Cannone che aveva giocato anche nel settore giovanile dell'Andria, aveva giocato anche nell'Andria 2 anni fa in eccellenza. La palla centrale verso Terrone, poi Fumarola, tenuto sott'occhio da Caldarola, ancora Fumarola riesce ad uscire, benissimo Fumai di corsa e può riportare il pallone nella metà campo della Trani, scusate della Bitonto, ma c'è l'intervento in chiusura da parte di
giocatore del Bitonto, il fallo, ma c'è anche un giallo. Non abbiamo visto bene verso chi, se Cesario o il giovane terzino del Bitonto Valerio. Saremo più precisi tra qualche minuto. Calcio di punizione, Vincenzo De Palma pronto a battere subito vicino a sé in zona Allegretti, poi Favia. Caldarola, Fumai, De Santis davanti a lui, Fumai spedisce il pallone verso 7, recupera il Bitonto, cannone, sterzata su Selvaggi. Bitonto che però torna dietro, riparte da Campanella. Valerio sbaglia il passaggio, il filtro da parte di Selvaggi a Brescia. Poa Bulico davanti il Trani, che in queste prime due apparizioni ufficiali ha fatto 4 gol, però oggi dopo un buon avvio sembra avere qualche difficoltà a passare la linea nero-verde. C'è il fallo di Cesario su Rana, calcio di, anzi si trattava forse di fuorigioco perché il pallone è stato battuto fuori dall'area. Buonasia, Terrone col tacco prova a servire cannone. Buonasia con le mani, De Santis, Terrone. Attenzione al fallo di Favia su Terrone, termina giù Nando Terrone. C'è stato forse un pestone sul polpaccio di Nando Terrone, che però si rialza, nessun problema per lui. Calcio di punizione a 2, De Santis e il solito buonasia. De Santis, buonasia. Ancora De Santis, torna su Campanella. Il passaggio di Campanella e il lancio lungo verso buonasia, il tocco di testa è di Mazzilli. Rimessa laterale per il Bitonto che rimane in zona d'attacco con Bonasia con le mani verso De Santis. 7 gli si fa incontro, si libera del pallone De Santis su Bonasia che mette in movimento il numero 11 cannone. Cannone che tentando di superare il diretto avversario perde il pallone, rimessa laterale Trani. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, risultato che è fermo sull'1-0. Il gol segnato da Nando Terrone. Ancora Trani, il pallone sull'out di sinistra. Poi Fumai prova l'1-2 e la chiusura di Valerio con personalità riesce a rubare il tempo al diretto avversario De Santis. Pignatta, pallone che termina sui piedi di De Santis, poi Bonasia di prima dentro Terrone, lo scambio con Pignatta libera in qualche modo la difesa del Trani. E poi il fallo su 7 da De Santis. Si torna a giocare con il pallone lanciato lungo verso il solito Bartolo Setti che occupa la corsia di destra. Palla dentro, attenzione al Trani con Favia, cerca lo spazio per il tiro Fumai, viene fermato e occhio a questo calcio di punizione.
Calcio di punizione in zona molto interessante. Aspetta che vado. Calcio di punizione per il Trani, occhio a Fumai. Pronto a calciare Fumai. Fischia l'arbitro, va Fumai addosso alla barriera, poi ci riprova ancora un mucchio di giocatori in aria, impedisce al pallone di passare e c'è il pallone conquistato ancora dal Trani, che batterà una rimessa laterale, pallone che è stato buttato davanti dal Bitonto. 7, ancora 7, c'è Rubini di fronte, anzi si trattava di a Brescia, ora 7, ancora Brescia. A Brescia cerca lo spazio per il cross, riesce a mettere il pallone dentro, Campanella di testa, evita. Pignatta dall'altra parte, le proteste del pubblico trainese forse per un fallo, ancora Pignatta, si porta il pallone indietro, Bonasia, De Santis, ancora De Santis, si gira come al solito, è lì che è pronto a smistare i palloni, questa volta non lo fa in una maniera corretta, palla verso Terrone, si perde oltre la linea laterale. Rimessa laterale con le mani Mazzilli. Giù a Brescia c'è stato forse un fallo, l'arbitro non se ne avvede. Poi il pallone messo fuori da questa postazione, da questa posizione, evidente il tocco di Modesto, però l'arbitro ha deciso di affidare il calcio di punizione al Bitonto. Calcio di punizione perché c'è stato il fallo su Modesto, quindi la decisione dell'arbitro è stata quella di punire l'intervento sul giocatore bitontino. Calcio di punizione e sarà Bonasia a battere. Va Bonasia. La palla verso Terrone, la corsa di Terrone, di fronte a lui c'è Allegretti. Allegretti riesce a soffiare il pallone al diretto avversario. Poi Selvaggi, pallone rilanciato dall'altra parte che sfugge a Modesto, lo riconquista il Trani. Fumai, buono il passaggio in direzione del numero 3 Partipilo sulla corsia di sinistra. Con le mani Trani che prova ad andare su, fa via, palla troppo lunga, rimessa dal fondo. 42 minuti al nostro cronometro, Bitonto ancora in vantaggio, qualche timida azione da parte del Trani che però non basta. Rana, colpo di testa da parte di Favia, De Palma sbaglia il lancio, De Palma, la palla termina fuori, la rimessa sarà per il Bitonto. De Santis sbaglia l'aggancio e allora riparte il Trani, la palla centrale, Cesario, troppo lunga, un'occhiataccia al compagno di squadra che gli aveva fatto il lancio. Rana, Campanella, ancora Campanella, pallone verso Terrone,
prova a superare De Palma, palla su il tiro di sul piede del numero 11 Cannone, il tiro di Cannone con il destro facile per Musacco. Fumarola, De Santis, Pignatta, Bonassia, Rubini. Rubini verso Modesto, di testa il capitano, c'è il giallo per il numero 4 Allegretti. Ammonito Allegretti, quindi finisce sul taccuino dei cattivi. Attenzione al tiro diretto in porta da parte di De Santis, forse emulo di Florenzi ieri, gol dalla distanza contro il Barcellona. Calcio di punizione per il Bitonto. L'arbitro fa ripetere la battuta del calcio di punizione. Pignatta, il pallone è conquistato da Cannone. Cannone fermato da Selvaggi, chiede scusa subito Luca Selvaggi. Calcio di punizione per il Bitonto che avanza di qualche metro. 44 minuti, ultimo giro di lancette, poi il recupero, qualche interruzione c'è stata, vedremo l'entità dell'extra time decisa dal giudice di gara. Calcio di punizione con calcio di punizione per il Bitonto, lo schema De Santis prova a calciare verso il palo più vicino, c'è pallone che sfila al lato, riparte il Trani con Fumai, prova a puntare Valerio Fumai. Pignatta di testa all'intervento di Mazzilli, c'è il calcio di punizione, fallo di Luciano Ariel Pignatta e ora calcio di punizione per il Trani. Due minuti di recupero. Quindi si giocherà altri due minuti e sono partiti in questo istante i due minuti di recupero extra. Colpo di testa da parte di Modesto. Segue il pallone Terrone, c'è la protezione della sfera da parte di De Palma. Musacco pronto a dare là una nuova azione per il Trani. De Palma, De Palma va al lancio verso Fumai, stop di petto di Massimo Fumai, verso Cesario, non si intendono i due, campanella, spazza De Palma, in vantaggio su Terrone. Musacco, palla di ritorno sul difensore centrale. Scorso a metà tra Ostuni e la Staranto, Vincenzo De Palma, classe 88, prima ancora Altamura, Grottaglie, quartieri uniti. Noi Cattaro, Mola, 5 gol, il massimo nella sua carriera, Mola. Occhio al numero 11, Cannone, De Santis, ancora Cannone, controlla bene il pallone, il giovane esterno della Bitonto. Però si perde un po' sul passaggio, allora lo aiuta Bonassia. Fumarola, un occhio alla porta, va con il destro, non trova lo specchio ma arriva. L'applauso da parte di un gruppo, penso di sostenitori del Bitonto. Finisce qui il primo tempo, allora noi ringraziamo innanzitutto gli sponsor, ricordiamo prima ancora il punteggio 1-0 all'ottavo, la rete di Nando Terrone, e ringraziamo gli sponsor che sono con noi
per questa diretta Aristeo, via Giandonato Rogadeo, via Già dei Mercanti 62, Abitonto, Tabaccheria Sorgente, piazza 26 Maggio 23, Abitonto, Leone Maria, materiali ferrosi e non ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion, abbigliamento uomo casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini, Abitonto. E alla fine ringraziamo la società dell'USB Tonto. Noi ci lasciamo per 15 minuti, torneremo per il secondo tempo di Vigor Trani Bitonto, ricordiamo, seconda giornata del campionato di eccellenza. E allora riprendiamo con Trani Bitonto, partita cominciata da qualche secondo, non sembrano esserci cambi di formazione, lo vedremo a breve. Allora andiamo in cronaca diretta con il pallone che viene rilanciato da Rana. De Palma, il colpetto Bonasia, poi con il numero 7 Fumai, ancora Fumai, palla termina fuori, rimessa laterale per il Bitonto, anzi 7 scusate, scontro verbale tra Bonasia e 7. De Santis, palla verso Terrone, ancora Terrone, steso da un giocatore del Trani, si trattava di Vincenzo De Palma. Ancora Bitonto con De Santis, la palla verso Fumarola, poi Valerio, ancora Fumarola, De Santis, palla verso Terrone nella lunetta dell'area di rigore, alleggerisce per De Santis, la bomba di De Santis, la palla non lontana dallo specchio. Palla messa fuori da Fumarola, la rimessa laterale sarà per il Trani. Fumarola, c'è il fallo su Cesario, calcio di punizione per il Trani. Palla di Selvaggi verso Fumai, tiene il pallone Fumai, davanti a lui c'è Valerio, tiene a debita distanza l'avversario, attenzione a Fumai, si infila in aria la copertura da parte di Fumarola, ma c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Bitonto. Ricordiamo 1-0 all'ottavo, la rete di Nando Terrone. Pronto a battere il portiere Rana, subito
palla che viene presa in consegna da Fumarola di testa De Palma. La palla arriva sui piedi di De Santis, scambia con Pignatta. Pignatta gira tutto a sinistra, Bonassia insegue il pallone, troppo lungo il passaggio dell'argentino Ariel Pignatta verso Ronzo Bonassia. Palla ancora fuori di Pignatta. Noi ne approfittiamo per ricordare i nostri amici sponsor: Aristeo, via Gian Donato Rogadeo, già dei Mercanti 62 a Bitonto, Tabaccheria Sorgente, piazza 26 maggio 23 a Bitonto, Leone Maria Materiali Ferrosi e Non Ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani. Mentre seguiamo questa azione, la conclusione di Cesario che vola alta sulla traversa. Torniamo agli sponsor: Tion, abbigliamento uomo casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini a Bitonto, e infine US Bitonto Calcio. Loro i partner di questa diretta. Ora abbiamo lavorato per migliorare il segnale, un po' difficoltoso qui in tribuna la ricezione del segnale. Ora dovrebbe essere tornato tutto alla normalità. Nicola De Santis per il Bitonto, a centrocampo il passaggio verso Modesto, si fa vedere Pignatta, la palla servita a Cannone. Cannone prova a puntare Mazzilli, ancora Cannone prova a mettere dentro la sfera, palla deviata, c'è Allegretti. Buono il lancio verso Fumai, si trattava di Selvaggi, non Allegretti. Pallone servito dal ex giocatore dell'Altamura e del Matera. Favia per il Trani. Pallone per Fumai. Ancora Fumai. Cesario deve difendersi da Campanella. Rubato il pallone a De Santis. Pignatta, servito ora da De Santis d'esterno verso Terrone, buono il controllo di petto, la passaggio verso Modesto che apre su Bonassia, buone le trame di gioco, spesso, attenzione al Bitonto ora con Terrone, dicevamo spesso Bitonto che trova con grande sincronia una azione avvolgente lì in attacco con le geometrie che caratterizzano anche giocatori di grande qualità. Davvero da segnalare la buona partita di De Santis, ma anche quella di Pignatta che sta lavorando davvero tanto lì da esterno alto a destra. A terra il numero 8, Nico De Santis. De Santis che, come detto l'anno scorso, era metà tra Unione Calcio Bisceglie e Trani, a Trani anche due stagioni fa. De Santis che ha giocato anche nelle ultime annate anche a Cerignola, dove raggiunse la famosa finale persa contro la Fermana, finale di Coppa Italia di eccellenza. Poi a Bisceglie, dove invece riuscì a vincere sia la Coppa regionale che quella nazionale. Ricorderete quella favolosa finale disputata al San Nicola contro il Monopoli, davvero uno spettacolo per gli occhi. E De Santis c'era, con Ragno in panchina, prima ancora Fortis Murgia, ex irsinese, poi ha giocato anche a Noicattaro, ad Andria, a Barcellona Pozzo di Gotto, con Ligea Virtus. Davvero una carriera ricca di successi per Nico De Santis, che continua a essere ottimo metronomo a centrocampo. Palla raccolta da Favia, Cesario, ancora Favia, lo scambio con l'attaccante ruvese, interviene a spezzare la manovra del Trani Campanella. Pignatta di prima verso Modesto, lo strattone da parte di De Palma che si becca così il giallo, ha evitato così De Palma la fuga di Vincenzo Modesto con una tirata di maglia che gli è costata il cartellino giallo. Quasi vicini ai 10 minuti di gioco, 1-0 Bitonto. Bitonto che davvero sta cercando, e lo sta facendo bene, sta amministrando la partita fino a questo momento. Il vantaggio di Terrone nei primi minuti del primo tempo. E come dicevamo prima, forse Trani che manca un po' negli ultimi 15-20 metri. Intanto è pronto ad entrare in campo per il Bitonto con il numero 18 Antonio Chisena, un cambio già visto nella gara col Mola.
occhio alla punizione di Bonasia che spara di sinistra, spara troppo alto sulla traversa e dovrebbe rilevare a questo punto, vediamo se lo farà, Nando Terrone in attacco con Pignatta che si sposta, ma vedremo cosa ha in mente Modesto. Colpo di testa da parte di Brescia che doveva accasarsi dalle sue parti, almeno secondo alcune indiscrezioni, mentre poi è approdato a Trani. Occhio alla corsa di Cannone che si allunga troppo il pallone, comunque recupera Modesto prova a mettere dentro il pallone, il velo da parte di Terrone, non si intendono i due da 3 anni insieme, Terrone e Modesto. La palla verso il giocatore del Bitonto, poi De Santis. Cesario prova ad acchiappare il pallone ma commette fallo, calcio di punizione Bitonto. Ancora Trani, c'è il fallo però da parte di un giocatore della Trani, calcio di punizione Bitonto. Distanza non facile, siamo intorno ai 30 metri con De Santis e Fumarola che posizionano il pallone, chiede maggiore distanza De Santis, problema quello della distanza ormai superato nei campionati professionistici della Serie A, o meglio nei campionati principali con l'introduzione della bomboletta spray. Ora è l'arbitro che deve andare a sistemare la barriera un po' più lontana con Fumarola che va a supporto, pronto a battere De Santis, corpo leggermente indietro, palla alta sulla traversa. Palla dietro verso Musacco, il rilancio coi piedi del portiere tranese. Cesario lotta sul pallone, Cesario voluto fortemente da questa nuova società, questa nuova cordata capeggiata da Luciano Savi, ruvese da anni nel calcio a 5. C'è anche lo sponsor principale Tiffany Cart, che è un'azienda di ippedico che ha lavorato in questi anni molto sui settori giovanili e difatti hanno già avuto, quando ippedico era presidente del Ruvo diversi anni fa, Beppe Cesario, il giocatore quindi ha scelto di vestire la maglia del Trani. Pronto ad entrare Antonio Chisena per il Bitonto, dentro con il numero 16 Andrea Bianchino che ha fatto parte del settore giovanile del Barletta e invece cambia Pignatta, fuori Pignatta, dentro Chisena che andrà alle spalle ancora di Terrone, quindi cambio diverso rispetto a quello di domenica scorsa. Fuori invece Bartolo Sette, dentro Bianchino, anzi Michele Maselli, ci sono degli errori forse nella distinta. Cercheremo di capire se chi è entrato in campo è Maselli o Bianchino. Tanto il pallone è conquistato dalla retroguardia tranese. Siamo al 13esimo. Campanella, c'è il fallo prima sul numero 11 della Trani. Fumai, il pallone poi lanciato proprio da Fumai al centro dell'area, il pallone che termina tra le braccia di Rana.
Fumarola, palla su Valerio, sterza Valerio, non c'è fallo, Modesto, buono lo scavetto per Valerio che può continuare l'azione offensiva. Chisena fermato bene da Allegretti. Caldarola, scusate, parti Pilo. Pallone conquistato ancora dal Bitonto. De Santis scambia con Chisena. Modesto si è allargato un po', Modesto, palla per De Santis. De Santis cerca lo spazio per il servizio su Terrone, gli viene fermato il pallone e riparte il Trani con Fumai. Stop di Fumai, poi serve al centro Cesario, l'intervento risolutore di Fumarola con grande tempismo, ma poi commette fallo, calcio di punizione. Fumai pronto a battere il calcio di punizione, appoggia leggermente su De Palma, l'obiettivo è farsi dare il pallone che ora serve verso Favia. Campanella va in anticipo, viene fermato, ha chiesto il fallo all'arbitro, in qualche modo è riuscito a sventare l'azione offensiva del Trani. Il Bitonto, De Palma, parti Pilo, De Palma allarga il gioco verso il numero 14 Maselli, poi Mazzilli, ancora Mazzilli, si perde tra le maglie nero-verdi, spara Selvaggi, l'ultimo tocco è nero-verde, rimessa laterale per il Trani. Chisena viene messo giù, calcio di punizione per il Trani, per il Bitonto, con la munizione per il numero 6 Luca Selvaggi. Pronto a battere il centrale del Bitonto Francesco Rubini, come detto l'anno scorso ha vestito la maglia della Vigor, quest'anno è passato a Bitonto, centrale che ha giocato per tanti anni in queste categorie, uno dei difensori centrali più esperti. Trani che ha perso il suo collega quest'anno, Cioffi, che è terminato a Bitonto ma non nell'US, nell'Omnia, prima categoria, squadra che si sta attrezzando per fare un campionato di vertice, e la difesa è ripartita proprio da Cioffi e da un altro tranese, ovvero Ciardi. Tocco di Chisena, di testa Mazzilli, palla per Cesario, Cesario prova a calciare, la palla sfugge a Rana, in due tempi il portiere, mani tra i capelli per Beppe Cesario che ha tirato una fiondata tesa, precisa, centrale, però ha avuto qualche difficoltà a Rana che in due tempi è riuscito a smorzare il pallone. Di testa De Palma, il fallo, si è appoggiato nettamente sulle spalle di Modesto che oggi ne ha prese un po', il giocatore di Bitonto che esplose nel Bitonto, lo ricordavamo prima, in Serie D diverse stagioni fa, sono passati quasi qualcosa in meno di 10 anni e ora sta guidando il Bitonto. Attenzione a Terrone che ha provato a fare tutto da solo, l'ha preso in consegna De Palma che ha steso senza fallo però l'attaccante del Bitonto. Modesto, Chisena, Fumarola, ancora Chisena, buono il passaggio centrale, non si capiscono un paio di giocatori del Trani e arriva il giallo anche per Mazzilli. Mazzilli stende fallosamente, credo Cannone, che era partito per anticipare l'avversario.
E allora noi ricordiamo i nostri sponsor che sono Aristeo, via Gian Donato Rogadeo, Già dei Mercanti 62 a Bitonto, Tabaccheria Sorgente, piazza 26 maggio 23 a Bitonto, Leone Maria Materiali Ferrosi e Non Ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion Abbigliamento Uomo Casual e Sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini a Bitonto. E infine ricordiamo l'apporto del Bitonto, dell'US Bitonto per questa diretta. Stiamo mostrando la seconda giornata del campionato di eccellenza, primo di 5 turni infrasettimanali. Si rialza a cannone per lui, in cui un po' claudicante, nuovo cambio per il Trani, fuori Mazzilli, dentro con il numero 16. Andrea Bianchino, quindi dentro Bianchino, Andrea Bianchino che lo stavamo dicendo prima è stato uno dei giocatori che ha fatto parte, ma seguiamo questa azione per il Bitonto, De Palma di testa, sventa Modesto. Dicevamo Bianchino ha fatto parte della trafila seguita proprio dai Pedico con l'Andria due anni fa, gli allievi, e l'anno scorso con il Barletta. E Andrea Bianchino ha militato, ha seguito appunto i Pedico in questa avventura, quest'anno a Trani in eccellenza. Con le mani il numero 2 Valerio. Fumarola. Ancora Valerio. Buono il passaggio per Terrone che però non controlla bene la sfera. Palla riconquistata dal Trani. Errore da parte di Masella. Di Maselli, scusate, il pallone che però viene fermato dal fischio dell'arbitro. Calcio di punizione a Bitonto, De Santis. Buonasia. Chisena, Fumarola, fa viaggiare Valerio, si accentra il giovane terzino, la palla dentro è morbidissima, col contagiri non ci è arrivato per un soffio cannone. Ancora occasione per il Bitonto, riparte il Trani dall'altra parte con Fumai, scarta Chisena con un numero, ancora Fumai, la palla in orizzontale anticipata da Terrone. Selvaggi, parti Pilo, Bianchino torna sul pallone, Bianchino commette fallo dopo averlo perso, fallo su Terrone, calcio di punizione per il Bitonto. Campanella va a battere col numero 2 Valerio, pallone lanciato verso Chisena, in fuorigioco però Antonio Chisena. Musacco, palla girata da Selvaggi. Ancora Selvaggi, Fumai. Fumai prova a calciare di sinistro, schermato da Fumarola. Terrone, bravissimo Terrone nella circostanza, poi viene fermato dal solito De Palma, bravissimo in anticipo. Fumai, la palla tra le gambe di De Santis. Cesario prova a scambiare con la Brescia, di prima Cesario cercava Fumai. Ora sembra girare almeno in queste due azioni un po' di più l'attacco del Trani. Nel frattempo è pronto a entrare col numero 13 Giuseppe Pinto e col numero 16 per il Bitonto Nico Roselli. Vediamo quali sono i cambi dentro col numero 13, come detto, Giuseppe Pinto, l'anno scorso a Molfetta, quest'anno a Trani e poi
è uscito, vediamo un po'. Il numero 8 fa via. Fuori anche Modesto, dentro Nico Rosselli. Fascia di capitano affidata a Rubini. Esce dal campo Modesto, applausi per Vincenzo Modesto, buona la partita parte del calciatore nativo proprio di Bitonto. 24, quasi 25 al nostro cronometro, punteggio sempre 1-0 per il Bitonto, la rete di Terrone. Selvaggi, parti Pilo. Un po' più coraggioso il Trani, attenzione da Brescia, deve lottare con Campanella, buono il recupero di Campanella, ma è ancora il Trani, Fumai, la palla verso Cesario, c'è il fuorigioco, bandierina in alto per l'assistente numero 2, il signor Carlo Alberto Tomasi dalla sezione di Taranto, a terra anche un giocatore del Bitonto. Si trattava di Rubini, anzi di Bonasia, è un Trani che prova ora a crescere. Colpo di testa di Terrone, poi De Palma commette fallo, c'è il giallo per De Palma che era già ammonito e scatta il rosso. Rosso per De Palma, espulso quindi il calciatore, il difensore centrale del Trani, e ora si fa più difficile. Trani che tra l'altro ha appena effettuato la terza sostituzione, quindi viene un po' difficile cercare di trovare appunto un modo per questo buco, anche se ad occhio non sembrano esserci sostituti del difensore centrale. Espulso quindi Vincenzo De Palma e ora vedremo cosa penserà di fare Zinfollino, come sposterà i suoi uomini sullo scacchiere, ma prima seguiamo questo calcio di punizione. Occhio a Rosselli, ottimo tiratore con il sinistro. Rosselli, palla debole però, che si spegne oltre la linea di fondo. Rivio di Musacco, la palla respinta dalla retroguardia del Bitonto. Rosselli, Nico Rosselli che decise 2 anni fa la finale di Coppa Italia di promozione contro l'Altamura. Giocatore di grande esperienza, ha vinto una Coppa Italia con il Monopoli qualche anno fa. La palla che termina tra le mani di Musacco. Sacco con le mani, palla lunga di testa Campanella, poi Cannone, addomestica la sfera, serve De Santis, Chisena, Bonasia, ancora Chisena, scambia centralmente per De Santis, con De Santis, Fumarola, si sgancia sull'audi destra e lo vede Valerio, lo vede Fumarola. Palla lungolinea verso Rosselli, l'intervento in chiusura da parte del numero 13 Giuseppe Pinto, come detto l'anno scorso a Molfetta. Valerio, Fumarola, davanti a lui Fumai, De Santis. Fumarola con un po' di sforzo, perde il pallone però Cesario, arriva con il braccio teso sul collo di Cesario. Calcio di punizione per il Trani, non c'è però il giallo per Fumarola.
rimane a terra Giuseppe Cesario. La palla per Selvaggi. Alza la testa Selvaggi, serve benissimo sulla corsia di destra il numero 14 Maselli. Il cross al centro di testa, interviene ancora Fumarola. Ottimo anche in fase di copertura e di certo giocatore che è avvezzo al gol Fumarola, mentre ora sbaglia Roselli. Perde ancora un pallone il Trani. Campanella spazza lontano. Fumarola, che l'anno scorso ha segnato due reti con la maglia della Sud-Est. Terrone. Chisena. Col numero 16 Roselli. Cambia corsia. Volta pagina, mette il pallone sui piedi di Cannone. Perde un po' di tempo Cannone, poi serve Bonasia. Di nuovo sulla corsa di Cannone, troppo lungo il pallone, zona Allegretti, che mette il pallone fuori con l'aiuto dei compagni. Il fallo, calcio di punizione per il Trani. Molto caldo oggi qui allo stadio comunale di Trani. Lancio lungo, la palla che supera Campanella. Attenzione a Valerio, in un secondo tempo riesce a sbrigare la pratica. Poi Campanella, di testa Selvaggi, De Santis, Fumarola d'esterno verso il numero 11 Cannone. Ci sono più spazi ora per il Bitonto. Movimento centrale di Terrone, la palla però indirizzata per Bonasia. Provvidenziale l'intervento di un giocatore della formazione tranese. Dovrebbe trattarsi di Bianchino. Calcio di punizione, il fallo della Bitonto, calcio di punizione per il Trani. Calcio di punizione Trani, solito Massimo Fumai. Va la battuta Fumai, pallone morbido in aria, la posizione è irregolare. Bandierina alta da parte di Tomasi di Taranto. Calcio di punizione, c'erano almeno due uomini del Trani in fuorigioco. Calcio di punizione per il Bitonto. Quando ci siamo portati al 32esimo minuto di gioco, ancora un quarto d'ora per le speranze tranesi che sicuramente soffriranno soprattutto per l'assenza di un giocatore come De Palma. Nel frattempo crampi per Cannone ed è pronto ad entrare in campo col numero 17 per il Bitonto, che può usufruire dell'ultimo cambio. Adriano Barone, ragazzo giovanissimo, classe 98. Vediamo se prenderà proprio il posto di Cannone, che sembrava ormai esausto, si è fermato per i crampi. E difatti è proprio questo il cambio, fuori Cannone che ha corso tanto, dentro Adriano Barone. Noi ne approfittiamo per ricordare i nostri sponsor, che sono Aristeo, via Gian Donato Rogadeo, già dei Mercanti 62 a Bitonto, tabaccheria Sorgente, piazza 26 maggio 23 a Bitonto, Leone Maria materiali ferrosi e non ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion abbigliamento uomo casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti angolo via Mazzini Bitonto, e infine US Bitonto Calcio.
che sta vincendo 1-0, la rete di Terrone, Nando Terrone, prima rete nella stagione 2015-2016. Effettuato il cambio, si torna a giocare con il pallone toccato da De Santis, poi Chisena, ancora Chisena, Roselli, col 2 Fabrizio Valerio, lancio lungo, colpo di testa, anzi di petto di Allegretti, la palla torna al difensore centrale che pugliese ma ha disputato quasi interamente la sua carriera nel nord Italia, l'anno scorso 15 presenze tra Lecco e Dro, Serie D, ha giocato anche in C2 col Mezzo Corona, stagione 2010-2011. Attenzione all'errore di Rubini, Cesario prova a calciare la palla, vediamo se viene toccata o meno. No, secondo l'assistente, sempre il solito Tomasi di Taranto, la palla non è stata toccata da nessun giocatore del Bitonto, sarà quindi rimessa dal fondo, errore che stava per costare caro alla formazione nero-verde, con un Cesario sempre sul pezzo, in questo caso però non è riuscito a centrare la porta. Roselli, colpo di testa, palla di Valerio lanciata in zona bianchino, il pallone poi per il numero 16, quindi era Bianchino il giocatore che ha toccato il pallone per ultimo, servito da Pinto. De Santis, c'è il fallo, calcio di punizione, De Santis per Fumarola. Col 16 c'è Roselli, ancora Fumarola. Buonasia, De Santis. Chisena, buonasia. De Santis ora cerca anche di rallentare un po' le operazioni, il Bitonto. Palla dall'altra parte, sull'altra corsia dove c'è Roselli. Con l'esterno Roselli ha provato il tocco corto, l'ultimo tocco è da parte del numero 3, Partipilo, sarà calcio d'angolo per il Bitonto, va a saltare Chisena, rimane dietro Campanella, c'è anche Terrone, il pallone conquistato da Musacco. Fumai, c'è il fallo su Fumai, giallo per Buonasia. Calcio di punizione, distanza abbastanza importante. Calcio di punizione, va Fumai, il tiro in porta, Rana in due tempi. Palla riconquistata dal Trani a Brescia. Punta all'uomo, torna sui suoi passi, serve Fumai che parte sempre da lontano, Fumai fermato irregolarmente, quindi calcio di punizione. Con numero 11 pronto a calciare Fumai.
con il destro. Fuori De Palma non ci sono grossi saltatori, c'è Allegretti che è pronto a fiondarsi sul pallone. Va Fumai, la palla tagliata benissimo, Cesario sbatte contro un muro nero-verde, può ripartire il Bitonto. Sulla corsia di sinistra c'è Barone, va Barone, prova a superare il numero 16, il numero 14 Maselli, che ha la meglio, può ripartire il Trani, ora prova a sospingerlo il pubblico. Palla per Fumai, si ferma Fumai, recupera il pallone, apre a sinistra dove c'è Pinto, ancora Pinto dentro con il destro, colpo di testa in tuffo di Brescia, un po' abulico a Brescia nella gara odierna, visto davvero poco. Ancora Bitonto. Pallone lanciato verso Terrone. Lo stop di Terrone che controlla la sfera. La palla dietro per De Santis. Bravo in copertura Pinto. Lancio di Musacco. Sì, se sa qualcosa mi fa sapere perché così abbiamo la ragazza. Pone il controllo da parte di Partipilo. Selvaggi. Lancio. Selvaggi sul problema per Rana. Va in disturbo a Brescia, Rana. Ha qualcosa da dire all'attaccante altamurano. Siamo al 41esimo, altri 4 minuti per il Trani. L'errore da parte di Pinto che va subito a rimediare. Poi Musacco, il pallone raccolto da Terrone ma era già fuori. Ha rischiato il Trani molto qui. La sgroppata sulla destra da parte di Maselli. Palla dentro, di testa Campanella. Bianchino, buono il movimento di Bianchino, meno il tiro, ha mandato a vuoto il diretto avversario, poi ha colpito con il destro ma ha trovato un altro giocatore nero-verde sulla traiettoria. Riparte il Bitonto con Barone, De Santis, pallone verso Terrone, la chiusura di Allegretti. Con le mani Bonasia. Buono il controllo, la chiusura di Allegretti, controllo della marcatura. C'era Terrone alle spalle. Terrone. Tiene il pallone Terrone. In qualche modo Allegretti, scusate, il pallone recuperato dal Trani. Ci avviciniamo alla chiusura della seconda frazione, quindi della partita, 1-0 Bitonto, la rete di Terrone, la palla conquistata dal numero 3, ovvero Partipilo. Dall'altra parte c'è la corsa di Maselli, Selvaggi, la palla verso Bianchino. Attenzione Cesario in mezzo a due, Cesario prova la giocata, lo ferma Campanella con l'aiuto di Fumarola. Scambio Fumarola-Roselli, può ripartire il Bitonto.
Rosselli elude in questo modo, davvero molto bello. Selvaggi, poi Chisena, c'è spazio per il Bitonto, la palla su Terrone, Terrone prova a rientrare con il destro, calcia Terrone, troppo debole Musacco, nessun problema per lui. Ancora un'azione per il Trani che parte dai piedi di Francesco Musacco, il lancio lungo direzione a Brescia, la palla supera anche Bonasia, Cesario prova a mettere il pallone dentro, conquista un calcio d'angolo, conquista anche un po' di ossigeno il Trani per sperare nel pareggio. 44 minuti e mezzo, il pallone dentro, c'è il tocco, vediamo se è azzurro o nero verde, è azzurro e quindi rimessa dal fondo. Ci avviciniamo alla fine di questo match con l'attesa del recupero per vedere quanto tempo ha ancora a disposizione il Trani per cercare di agguantare il pareggio senza ovviamente prestarsi ai contropiedi del Bitonto che può far male. Terrone riesce a superare l'avversario ma commette fallo, era Allegretti. 5 minuti di recupero. Saranno 5 i minuti di recupero. E quindi ancora 5 minuti di speranza per il Trani. Musacco. La palla verso il numero 16 Bianchino. La palla toccata, c'è ancora il Bitonto che prova a gestire la situazione difensiva, riesce bene con Fumarola. Colpo di testa da parte di un giocatore del Trani, poi il tiro e la rete, che rete da parte di Fumai, l'invenzione di Massimo Fumai per l'1-1 che arriva al primo minuto di recupero con Fumai, che gol di Massimo Fumai. Un tiro di destro sul palo più vicino. Massimo Fumai 1-1, esplode la festa azzurra Bitonto che aveva resistito fino a questo momento. Ma ha acceso la lampadina Massimo Fumai con davvero un tiro che ha sorpreso anche noi con una sorta di tiro diretto in porta, con una sorta di cannonata così di prima, stava sorprendendo anche noi. Bravo Fumai e Bitonto che forse ha sprecato un po' quando poteva chiudere la partita 1-1. E ora il Bitonto cercherà di proiettarsi in avanti alla ricerca di della nuova vantaggio. Un gol che sembrava insperato. E ora Zinfollino sulla panchina del Trani è indemoniato, sta cercando di dare indicazioni ai suoi per tenere il pareggio che sa di vantaggio in quanto con un uomo in meno, un pareggio contro un Bitonto che ha fatto una gran bella partita. E Oro che cola, il passaggio non riuscito da Terrone verso Rosselli. Bonasia. Seguiamo in diretta questi ultimi minuti, quest'ultima fase di Vigor Trani Bitonto, il pallone sui piedi di Rubini, poi Campanella gira dall'altra parte verso Valerio. Rosselli con un po' di difficoltà riesce a far passare il pallone, Fumarola lotta in mezzo a due giocatori del Trani, il fallo è del numero 3 Marco Partipilo.
48 minuti, altri 3, anzi 49 quasi, un altro. Poi l'arbitro andrà a fischiare la fine, ultimi quindi minuti per il Bitonto. Va a calciare Roselli, la palla che si impenna dopo il tocco di testa di un giocatore del Trani. Fumai di testa, rimane a terra Fumai, che nel tentativo di colpire il pallone di testa ha trovato il corpo di un giocatore del Bitonto. Le proteste da parte del pubblico di fede tranese in fronti del giocatore non abbiamo visto nell'esattezza di chi si trattasse, però ci sembrava un contrasto senza cattiveria con Fumai, che è andato a colpire il pallone di testa e ha colpito nel tentativo anche il braccio del giocatore del Bitonto. Spazientito Modesto, Francesco Modesto, l'allenatore del Bitonto, che assaporava già i 3 punti. Poi è arrivata la magia di Fumai, non nuovo a queste prodezze, e ora è lui che è andato a liberare il pallone di testa, è lui che sta raccogliendo qualche secondo prezioso per mantenere il pareggio. Al nostro cronometro sono finiti già da un po' i 5 minuti assegnati dal direttore di gara. Ovviamente c'è stato il gol, quindi ci sarà ancora qualche secondo. Musacco se la prende con calma, va al rilancio Francesco Musacco, il pallone è spedito nell'area di rigore del Bitonto, tiene Campanella che poi mette fuori e ci sarà calcio d'angolo per il Trani, ma fischia l'arbitro. Le proteste da parte di Zinfollino, che va verso il direttore di gara, sperava magari in un'ulteriore manciata di secondi per andare a battere quel calcio d'angolo che poteva valere, chi lo sa, il vantaggio clamoroso. E allora finisce 1-1 a Terrone, risponde Fumai. Noi ringraziamo i nostri sponsor che hanno permesso la diretta di quest'oggi. Ringraziamo quindi Aristeo, via Gian Donato Rogadeo, via Già dei Mercanti 62 a Bitonto, Tabaccheria Sorgente, piazza 26 maggio 23 a Bitonto, Leone Maria, materiali ferrosi e non ferrosi, via Duchessa d'Andria 140 a Trani, Tion abbigliamento uomo casual e sportivo di Michele De Santis, via Matteotti, angolo via Mazzini a Bitonto, ovviamente l'US Bitonto Calcio. E noi torneremo ancora con ovviamente l'eccellenza, la promozione e tutto il grande calcio, sempre su www.eventindiretta.it.